Se avessi il telefono, ovviamente lo prenderei e inizierei a colpire contro le pareti in modo da distruggere e uscire liberamente verso i prati. Ma io circa una decina di anni fa formulai una teoria interessantissima proprio sulla possibilità di disintegrare le acciughe attraverso l'alternanza, cioè della chiusura degli occhi. In pratica, chiudendo prima l'occhio sinistro e poi l'occhio destro, l'occhio sinistro e l'occhio destro, così. Ora, io lo sto facendo, ma non si vede perché gli occhiali. Facendo per diverse ore questo movimento, e ho appurato che le acciughe si disintegrano. Lei sa che questo movimento è un movimento che viene utilizzato più e più volte, spessamente, per abbordare i viados. Certo, e anche da coloro che indossano questo tipo di occhiali, perché e non vogliono una visuale in tre dimensioni, quindi, però avendo solo questi occhiali per avere stile, hanno necessità di portarli. Perfettamente. Quindi siccome vogliono vederci qualcosa, chiudono un occhio e ne aprono l'altro. Mi sembra giusto. A volte fanno con l'occhio destro, a volte con l'occhio sinistro, e il risultato è di vedere o tutto rosso o tutto verde. E mi dica, questo fatto come ha influenzato la sua vita sessuale? Ma quando... le dirò, c'è stato un periodo in cui io decisi di vedere esclusivamente verde. E questo fece sì che il mio pene iniziò a parlare. Certo. Però quando andai dallo psichiatra, perché ci fu anche chi... mi dica, fu una terapia junghiana o freudiana? Non ricordo, sinceramente. Non ricordo. Lo psicanalista però... stava dietro al lettino e lei non lo vedeva, o era più un faccia a faccia? No, era nudo e stava sulla scrivania in piedi. Ah, certo. Mi sembra sia alla Schubermeier, una psicanalista alla Schubermeier. Sì, alla Schubermeier. Il perfetto. Suo antico avo. Come tutti sanno, io ho un avo che era uno psichiatra. Lei ha un avo e ha un ano, maestro. Distinguiamo un... bene le due cose. In realtà io ho più di un ano. Più di un ano, perché... Ma un solo avo? Sì, un solo avo. Questo perché ovviamente l'usura mi ha costretto a comprare... diciamo, quelli usa e getta. Io gli anni uso e getta. Certo. Li uso e poi li getto. Certo. Una cosa sola, poi en passant. Dove li getta, maestro? Dottore? In realtà restano attaccati al pene di chi abusa di me. Tipo dei cerchietti? Sì. Quali c'è un po' questa, diciamo, controindicazione. Queste persone che abusano di me... dopo non possono più usare le loro pene per il resto della vita. E ovviamente io evito di dire questo prima, in modo che non si, ecco, inquietino, perché siamo comunque in una società falocentrica, dove appunto c'è un falo al centro e tutti noi giriamo intorno. Anche in questo momento stiamo girando intorno al falo, maestro. Certo, l'asse terrestre. Quella del sole è la più grande burla. C'è la storia scientifica che io, con la collaborazione di Schatz, Fritz Wufer e Werner Schneier. Werner Schneier è... un nuovo collaboratore? Sì, è il figlio illegittimo di Fritz Wufer. Certo. Che ha avuto con una donna, quindi le lascia immaginare quando Schatz ha saputo che... i casini che sono successi. Terribile, ma... grazie a me poi hanno fatto... Ed è anche nato un grand'uomo per sì. Questo. Nonostante le sue origini femmine. Noi, certo, durante questi studi, ore e ore chiusi nello studio, facevamo sesso. In realtà ce ne sbattavamo il fallo dei soldi della ricerca che ci venivano elargiti. Giusto. E usavamo per andare a mangiare dopo, per fumarci una sigaretta, un sigaro, per festeggiare, insomma, perché non usavo ancora gli anni usa e getta, quindi Fritz Wufer e Schatz, che abusavano di me, potevano tranquillamente riutilizzare loro pene, quindi non rimanevano traumatizzati dopo il rapporto. Però rimaneva traumatizzato lei, immagino. Sì, un po' sì, però vabbè. Questa è un'altra. Lascia perdere. Quindi durante questi studi che abbiamo scoperto che la Terra ruota intorno al fallo, è un enorme fallo, praticamente costituito da materie tossiche, certo, come lo sperma, e ruotando intorno al fallo cambiano le stagioni.
po' un tortorino amoroso. Sì, un po' sì. Certo. E mi dica, tutto questo che influenza ha avuto di nuovo sulla sua considerazione dei piccoli criceti? I piccoli criceti con loro continuo girare, riproducono in un certo qual modo, sì, riproducono il movimento della terra intorno a Fallo. E questo, studiando i piccoli criceti, io mi sono accorto che in pratica la coltivazione di mais non era consentita in tutte le regioni della terra. Certo. Perché è vero, per questo sono abituati a mangiare i fiori di girasole, i semi di girasole. Perfettamente. Sì, sì. Più mangiavano semi di girasole, sì, o anche fiori di girasole. Ah, interi. Ci sono stati dei criceti che poi abbiamo analizzato ed erano stati avevano subito delle violenze sessuali da piccoli. Ah, questo li ha traumatizzati e hanno iniziato a mangiare i fiori di girasole. È un po' come vorresti uccidere il tuo carnefice, certo, non ci riesci e ti sfoghi con... Un po' come gli omosessualisti. Sì, è un po' come gli omosessualisti, come quelli che passeggiano con gli spaghetti nel naso, ah, di città in città. Terribile, terribile. E gli compatendi altri, più sì, che criticanti. Sì, sì. Più che altro per molti direbbero per moda, ma in realtà sappiamo che sono, che è il frutto di diversi traumi, certo, certo, infantili e pedagogici, esistenziali quasi, come attesta il mio cappello che dice che sono un professore, quindi le mie teorie sono automaticamente accettate dalla scienza mondana, certo, mondiale e mondana. Un'ultima domanda per chiudere questa molto interessante intervista. Sì, interessante più che altro per gli orari. Certo. Mi dica, cioè nel senso che gli orari sono molto interessanti ad ascoltarla. Sì. Certo, infatti ho visto dei cenni. Vorrei ricordare che forse i nostri spettatori non lo sanno, ma c'è un treno per Santa Maria Novella alle 14:27. È fantastico, perché questi sono gli arrivi, ma... C'è un...